Sì, abbiamo avuto due weekend straordinari. Uno, il primo, un po' ci ha piovuto, no? Quindi il tempo ha un po' caratterizzato e penalizzato un po' la giornata. Nel secondo weekend, sinceramente, non ci aspettavamo così tanti turisti. Insomma, per noi è una scommessa ogni anno, sempre di più, per tutti i volontari della Proloco di Monbaroccio, è sempre una scommessa. Vedere quest'anno un incremento notevole di pullman da tutta Italia, turisti da tutta Italia, non solo, anche famiglie, tutto questo sta generando un'economia importante nel nostro territorio, perché tutti i ristoranti, i B&B, tutte le strutture e attività ricettive tutte piene, con un tutto esaurito, quindi per noi è veramente un motivo di orgoglio. E per continuare, per poter continuare a crescere sempre di più e soprattutto per promuovere la nostra Monbaroccio. Ecco, tutto questo è possibile grazie all'opera instancabile dei volontari e della Proloco, che sulle sue spalle gestisce tutto l'avvenimento. Sì, ecco, questo ci tengo a precisarlo, che l'evento è direttamente organizzato dalla Proloco economicamente e manualmente, con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, ma l'apporto maggiore, diciamo il 95% del lavoro, è opera dei volontari e della Proloco di Monbaroccio, che chiaramente tutto questo costa tanta fatica, tanto sudore, tanto impegno, vedere i volontari alla sera stanchi, sfiniti. Questo è insomma una cosa anche molto bella da una parte, ma dobbiamo stare anche attenti a non sfinire troppi volontari e ad usare bene sempre l'uso e il mezzo del volontario, perché comunque questa è diventata una manifestazione oramai di livello nazionale. Tutto bello, tutto molto particolare, l'atmosfera è bellissima, la nevicata, insomma tutte le vostre plus, ma c'è qualcosa che vi dà particolarmente soddisfazione, che ogni anno è una delle cose che più danno gusto a vedere? Ma io credo la soddisfazione più bella è vedere i turisti che vengono dal nord Italia, addirittura dalla Valtellina, che vengono lì, rimangono col sorriso sulla bocca, ci richiamano, ci dicono: ragazzi, avete fatto veramente un capolavoro. E io dico che i nostri direttori artistici, Ilaria e Beatrice Vincenzi, hanno fatto veramente un gran bel lavoro, hanno creato a Monbaroccio un vero villaggio di Natale.